Enrico Fontana al Congresso Nazionale di Legambiente. Il tema ecomafia è sempre centrale in Legambiente. Noi in provincia di Latina viviamo questa emergenza, continuiamo a dire un'emergenza anche democratica, perché c'è la contaminazione delle mafie, dei mafiosi all'interno del nostro territorio, lo abbiamo denunciato più volte. Qual è la problematica? È che troppo a lungo è stato sottovalutato, sarebbe stato sufficiente leggere i numeri. La provincia di Latina è tra le prime province in Italia per l'illegalità nel ciclo del cemento, quindi dall'abusivismo edilizio in là e da tempo. Il Lazio, ricordo che è la terza regione in Italia come numeri di illeciti in questa filiera particolare, dove l'aggressione al territorio da parte delle organizzazioni malavitose si traduce immediatamente in business. Sono noti a tutti i drammatici episodi legati anche a incendi boschivi in un parco straordinario come quello nazionale del Circeo. Insomma, le fiamme si vedono, non è difficile individuarne anche l'origine, spesso e volentieri. Sappiamo quante migliaia di domande di condono edilizio che non possono essere concesse già ce ne evase. Siamo in un territorio in cui fino adesso chi ha responsabilità politiche e istituzionali, fatta qualche eccezione, ha girato la testa dall'altra parte. Quali sono le nostre proposte? Che cosa chiediamo concretamente? Noi chiediamo per il Paese in generale l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Ancora oggi in Italia, ecco, chi devasta illegalmente un territorio, inquina un fiume, avvelena l'aria, rischia meno di chi commette il furto di una mela. Il furto di una mela è un delitto, l'inquinamento ambientale no. Questo è il primo. Dobbiamo avere gli strumenti per tagliargli le unghie a queste organizzazioni malavitose. E poi semplicemente mettere in funzione un sistema efficace di controlli trasparente e certo che parte dalle pubbliche amministrazioni. La Regione Lazio aveva approvato una norma, una lotta all'abusivismo edilizio, la Regione Lazio aveva e ha delle leggi che consentirebbero alle amministrazioni comunali di individuare prima, per tempo e di intervenire e reprimere fenomeni di illegalità e non si fa. Senza un efficace sistema di controlli amministrativi la magistratura e le forze dell'ordine arrivano sempre dopo. E poi l'ultima cosa, la responsabilità di ognuno di noi, dei cittadini e delle imprese. Sarebbe bello se l'ANCE, vista la gravità della situazione in provincia di Latina, organizzasse l'ANCE, cioè l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, un convegno in provincia di Latina, magari con Legambiente, sul ciclo illegale del cemento. Perfetto. Che cosa rispondiamo a quelle istituzioni che dicono che la mafia in provincia di Latina non c'è e che addirittura hanno definito, per esempio, l'ex prefetto di Latina Frattasi un pezzo deviato dello Stato? Beh, si commentano da sole queste affermazioni. Io mi auguro che i cittadini della provincia di Latina cerchino altri rappresentanti da eleggere, persone più in grado di tutelarne davvero gli interessi, di salvaguardare davvero quel territorio che è ancora oggi, nonostante tutto, un territorio di straordinarie bellezze, di quelli che hanno scelto finora. Bisogna cambiare la classe politica, non c'è dubbio. Grazie Enrico. Grazie. Ciao.